Inaugurato questa mattina all'Istituto Mordani di Ravenna, il busto restaurato di Filippo Mordani, un'opera ritrovata quasi per caso nei magazzini del cimitero e restaurata grazie al Comitato per il Restauro delle Opere Risorgimentali. Il recupero è stato travagliato perché l'abbiamo trovato che non sapevamo neanche che fosse Mordani. Abbiamo dovuto fare un po' di ricerca storica, fra l'altro complicatissima, perché di foto di Mordani sono rarissime, ne esistono poche. Comunque alla fine siamo riusciti a risalire a chi era il personaggio e abbiamo ritenuto opportuno, anzi, non c'è altra sede oltre a questa scuola in cui lui stia così bene. Però il busto non era diciamo, in ottime condizioni quando l'avete trovato. Il busto era stato verniciato di nero con una bomboletta spray, quindi abbiamo dovuto trovare un restauratore, ci siamo rivolti a Mauro Bartolotti, che è un ottimo artista che ha preso a cuore questa cosa, quindi l'ha ripulito, l'ha sabbiato, l'abbiamo recuperato e riportato alla sua origine di bronzo, e quindi l'abbiamo collocato nell'ingresso di fronte alla lapide che era stata già collocata nel 2009, in cui si evidenziava come questo nostro concittadino, uomo importante del Risorgimento italiano, avesse studiato proprio in questa scuola. Federico Lega per Ravenna Web TV.